Antonella Laricchia, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione Puglia. Stiamo a pochi minuti quasi dal Consiglio regionale pugliese, un Consiglio regionale sul bilancio contestatissimo. Il centrosinistra dichiara di essersi ricompattato attorno al canguro, mettendo insieme tutta una serie di emendamenti un po' particolari. Voi come siete messi con questo canguro? Beh, noi ci opporremo tantissimo al canguro, casomai dovesse venire fuori, perché impedirebbe di discutere emendamento dopo emendamento le proposte che vengono dalla maggioranza e quindi non ci permetterebbe di far capire ai pugliesi, per quanto noi ovviamente poi andremo sempre nelle piazze e in TV e ovunque a spiegarlo, quello che stanno combinando. Sappiamo che alcuni emendamenti vi hanno proprio fatto storcere il naso. Sì, certo, si tratta di emendamenti molto specifici, il progetto per la potabilizzazione delle acque reflue, oppure i 15 milioni dati alla strada che dovrebbe servire il nuovo ospedale di Fasano, che poi, guarda caso, ovviamente sorge nel paese in cui risiede il consigliere che lo propone, il consigliere Amati del PD. Questo ospedale, se nasce, sappiamo benissimo che rischia di far chiudere altri due. Abbiamo proposto per esempio di investire quegli stessi soldi in sicurezza stradale, lì c'è la statale 16 che purtroppo è sempre scenario di tragedie, investiamoli in sicurezza stradale, in adeguamento alla mobilità sostenibile. Ci hanno detto no, vogliono costruire una nuova strada per un ospedale che ancora non c'è e che forse ne fa chiudere altri due. Eppure c'è ancora qualcosa di peggio secondo voi rispetto a una ricerca che avete fatto su un progetto che fa parte di questo canguro, di questo insieme di emendamenti. Sì, esatto, tra i nuovi emendamenti c'è di peggio. A parte le solite proroghe, le solite mance, c'è una mancia proprio scritta veramente bene con raffinatezza. Stiamo parlando di un emendamento proposto da Amati, Pentassuglia, Mennea, in cui, e Mazzarano, naturalmente capogruppo del PD, in cui propongono di dare dei finanziamenti, ecco, a progetti di ricostruzione di tessute osteocartilagine con il metodo della tissue engineering sostanzialmente, e dicono anche che, sono molto precisa perché le parole sono importanti in questo caso, dicono anche che saranno premiati i progetti in partnership tra università pubbliche pugliesi, enti di ricerca privati e insomma altri enti come questo. Ma perché siete sempre lì a protestare? Anche in questo caso il progetto è positivo, il progetto certamente porterà delle migliorie nella nostra vita, e invece voi siete sempre lì a protestare perché? Perché con una rapida ricerca online, abbiamo, anche se approfondita, abbiamo trovato un progetto stranamente simile, tratta la stessa identica materia, utilizza gli stessi identici termini per la sua descrizione ed è, guarda caso, tra i partners ci sono università pubbliche, quindi l'Università del Salento e l'Università di Bari, c'è il CNR Nano e ci sono centri di ricerca, tra cui c'è l'ospedale anche di San Raffaele. Ecco, abbiamo come l'impressione che questa non possa essere una coincidenza e soprattutto abbiamo la convinzione che quando un progetto è buono non deve aver paura di confrontarsi con altri progetti, quindi noi chiediamo al Consiglio di dare sì indirizzi ma non di creare emendamenti cuciti addosso ai propri amici, perché sicuramente esistono progetti simili a questo, migliori o comunque che vale la pena far confrontare con questo, e non deve passare semplicemente il progetto del progettista amico del consigliere che lo ha proposto. In sostanza lo adottate, immaginiamo di no, questo canguro nel Consiglio regionale? No, assolutamente, noi ci opponiamo al canguro, ci opporremo a tutte le mance che abbiamo rilevato e speriamo di far vergognare così tanto i consiglieri di maggioranza da riuscire a portare loro a rinunciare a questo bilancio di previsione porcata per proporne uno finalmente che vada nell'indirizzo del bene comune e della risoluzione dei problemi dei pugliesi. In bocca al lupo, perché ce ne vorrà di lavoro. Esatto, in bocca al lupo a tutti i pugliesi.